Prati umidi, paludi, torbiere sono però ogni giorno più in pericolo, sia per l'azione umana, sia per gli effetti del cambiamento climatico. Le zone umide costituiscono il 6% delle terre emerse e da sole sono capaci di immagazzinare da 3 a 5 volte più anidride carbonica di tutte le foreste. Abbiamo bisogno di ripristinare le zone umide dei nostri territori per massimizzare l'assorbimento di carbonio e minimizzare l'emissione dei gas effetto serra. Stiamo andando alla Lanca di Gussola, che è l'Open Lab numero 6 del progetto RiWet. La Lanca di Gussola è alimentata dal fiume Po, che è il fiume più lungo d'Italia. La zona umida di Gussola è particolarmente importante perché è paradigmatica di tantissime altre zone analoghe che hanno subito nel recente passato interventi di semplificazione del territorio proprio del fiume, in particolare di quello marginale. Il territorio che si trova tra il ramo principale del fiume e quello che è la Lanca di Retropennello è un'area protetta, si chiama Isola Maria Luigia. È un territorio molto antico all'interno del quale sono presenti dei pioppi secolari e quindi si tratta di un ambiente non solo importante dal punto di vista ambientale, proprio per la sua natura stessa di sito all'interno della rete Natura 2000, quanto più anche culturale per una storia, un'appartenenza, un senso di collettività che ti lega ad un territorio. I pennelli di Po sono delle opere fatte per la navigazione. Un pennello di navigazione è una struttura che, come dice il nome stesso, è una barriera spondale che consente di favorire la navigazione all'interno di un corso d'acqua. Una sorta di muro che consente di canalizzare maggiormente le acque al fine di poterle concentrare in una sezione minore e consentire di avere un'altezza, un tirante dell'acqua che possa essere sufficiente per consentire il passaggio delle imbarcazioni, quindi favorire il trasporto fluviale lungo il fiume. È un progetto che risale nella sua ideazione agli anni 20-30 del Novecento e che poi è stato realizzato nei decenni successivi. Purtroppo l'effetto di questa sistemazione, che consiste in 47 curve di navigazione, ha effettivamente avuto degli effetti superiori al previsto, per cui ha provocato l'abbassamento del fondo alveo. Era molto raro che si potessero manifestare delle condizioni del fiume Po tali da consentire un sovralzo del pennello e quindi una riconnessione del ramo laterale. Quindi si trattava di un ambiente molto più legato alla terraferma, non si trattava più di una zona umida come quella che possiamo vedere oggi. Non è un qualcosa di intenzionale. In quei tempi, 100 anni fa, si pensava che questi interventi di consolidamento delle arginature servissero per una gestione di un certo tipo del fiume orientata ad esempio alla navigazione e orientata a non disperdere, tra virgolette, le energie del fiume in parti o in bracci laterali o ancora nel reclamare porzioni importanti di territorio che, essendo periodicamente inondate, non erano propense a essere coltivate. RiWet è un'opportunità europea, è un progetto in cui diverse realtà europee sono coinvolte per tentare di ripristinare condizioni di naturalità in aree umide e studiare come questi interventi hanno effetti sulla trappola del carbonio degli ecosistemi acquatici. E quindi è in corso un tentativo di rinaturalizzare, di rendere il fiume un po' più biodiverso e un po' più naturaliforme, abbassando un'arginatura, favorendo un'esondazione e creando ambienti marginali che erano abbondanti un tempo e che adesso sono scomparsi. Allora, l'intervento di rinaturalizzazione della Lanca di Gussola è un intervento uguale al contrario a quello che è stato effettuato 100 anni fa quando questo argine è stato realizzato. Quella è la loro natura e si è deciso di far
riappropriare ai fiumi la natura che li caratterizza. L'intervento è consistito nell'abbassare quest'opera, quindi renderla tracimabile per una lunghezza di circa 200 metri, e in questo modo può essere sormontata per una portata di 1500 metri cubi al secondo, che come vediamo adesso è stata anche superata e comunque in questo ultimo anno è stata superata numerose volte. Forse siamo in un periodo particolarmente favorevole, ma comunque la riattivazione della Lanca è stata veramente molto potente. Con l'intervento che abbiamo realizzato, pensate che da quest'anno non c'è stato un momento in cui non si avesse acqua all'interno della Lanca di Gustola, quindi sicuramente possiamo dire che il nostro intervento ha avuto un effetto. E questo coniuga vari aspetti. Il primo è quello di limitare l'incisione dell'alveo dei fiumi, quindi evitare che i fiumi diventino dei canali sempre più profondi, sempre più stretti, con velocità d'acqua sempre più sostenute, e in cui la possibilità di creare aree marginali sia praticamente azzerata. Tutto questo ha delle valenze a cascata sulla biodiversità, sui processi, sul funzionamento, sulla trappola del carbone, sulla metabolizzazione dei nutrienti o degli inquinanti in eccesso, e quindi c'è una lunga serie di servizi ecosistemici che queste operazioni possono rigenerare e riattivare. Credo che sia importante studiare gli ecosistemi acquatici, specialmente quelli di acque interne, perché a livello europeo sono quelli più compromessi in assoluto. Qualsiasi errore che può essere stato fatto in qualsiasi ambito è un errore non intenzionale. Quindi in generale ho un approccio ottimista, perché appartengo al mondo della ricerca e il mondo della ricerca sono sicuro che sarà in grado di produrre. Una volta che è chiaro il meccanismo, la soluzione è semplice, è seguire il meccanismo ed evitare di fare gli stessi errori. Il mio pensiero per il futuro non può non essere un pensiero positivo.